Per la lunga e operosa attività svolta nella Società di Storia Patria per la Sicilia Orientale, con questa motivazione la società che opera a Catania nella cultura e nella ricerca storica ha conferito a Giovanni Sparpaglia un riconoscimento per l'impegno profuso in passato in seno all'istituzione. E lui, dall'alto dei suoi 102 anni portati splendidamente e con una lucidità da fare invidia a tanti giovanotti, ha accolto nella sua abitazione di Paternò e intrattenuto con i suoi racconti lunghi un secolo il presidente della società Alfio Signorelli, il vicepresidente Rosario Mangiameli, lo storico Gino Sanfilippo e il sindaco di Paternò Nino Naso. Se dovessi ammettere sinceramente quando è stato il punto di appoggio, di attracco alla società, in questo momento la mia mente che ha qualche lacuna, ogni tanto qualcosa mi sfugge. A lei si ricorda l'attività che ha svolto, gli anni che ha trascorso? Parlavo, sicuramente parlavo di cose. E non lo so, di attività materiale, di ricerche, sì, certo. Lei ha anche una raccolta di quello che era il giornale della società? I giornali ce li ho tutti, senz'altro, tutti gli anni che io ho, anche quelli di mio padre, ma che genere di attività materialmente, giornalmente facevo? Quello che sto ricordando, la lacuna meno appariscente, è la frequenza che sicuramente entravo in continuo a Piazza Stesicoro a trovare i professori che mi tenevano. Ma il genere di ricerche o la biblioteca o delle cose, perché io sono appassionato appunto di collaborare su questo campo. Un riconoscimento che abbiamo deciso con grande convinzione, no? Diciamo su segnalazione del nostro socio Gino Sanfilippo, che appunto conosceva la personalità del commendatore Sparpaglia, e così abbiamo verificato questa sua lunga partecipazione alla Società di Storia Patria, e sapendo che gli avrebbe fatto piacere un riconoscimento, abbiamo veramente fatto noi con grande piacere per il fatto che è il depositario di tante memorie. Professore Mangiameli, la Società di Storia Patria ha ripreso recentemente la sua attività. È consistito soprattutto nel riaffezionare i soci con delle attività e ripubblicare l'archivio storico per la Sicilia orientale, che ha una nuova veste e anche una dimensione nazionale attraverso una casa editrice come la Franco Angeli. Mi emoziona sempre questo uomo umile, disponibile, ironico, è un onore per tutti noi, anche noi gli abbiamo dato un riconoscimento quando ho compiuto 102 anni, speriamo che ce lo conservi, speriamo che Gesù Cristo ce lo conservi, perché è veramente una grande risorsa, una realtà, un orgoglio per Paternò.